Ci conosciamoci. Ma guardi, penso che ha vinto la squadra, non ho vinto io, sono i giocatori che vanno in campo e quindi penso che il merito, non perché voglia fare una frase, così, le solite frasi fatte, però penso che è stata la vittoria che ha voluto la squadra, che incominciamo a essere squadra, quindi la vittoria del sacrificio, perché nel primo tempo potevamo fare meglio, ci hanno un po' aggrediti in alcune situazioni, però devo dire che poi nel secondo tempo ci siamo ancora di più ricompattati e alla fine abbiamo portato a casa il passaggio del turno, che sicuramente non era facile viste le caratteristiche degli avversari e la fame che avevano, perché l'hanno dimostrato sul campo, che non hanno mollato mai niente. Poi magari sul 2-0 hanno mollato qualche cosina. Per quanto mi riguarda, sicuramente per me, come ho detto, no, emozionato no, perché l'emozione penso che è stata i primi due giorni, la prima conferenza stampa che abbiamo fatto al Torre del Grifo, perché un impatto diverso, un impatto nuovo per quanto mi riguarda, sapendo qual è la responsabilità che ho sulle spalle, e quindi ritengo che oggi abbiamo fatto una buona partita, abbiamo fatto sicuramente dei miglioramenti rispetto a Siracusa, ma ancora c'è tanto da fare e quindi guardiamo sicuramente il futuro con un po' più di fiducia, sapendo che la strada è lunga e ci sono delle grosse difficoltà che poi dobbiamo cercare di risolvere e superare pian pianino con il lavoro. Però la cosa che mi rende sereno è il fatto che abbiamo un gruppo di calciatori di assoluto valore, sia da un punto di vista tecnico che da un punto di vista umano, della qualità e della voglia che hanno di riportare questa città quantomeno un certo tipo di calcio in un modo dignitoso, ridare dignità a quella che è stata questa squadra, questa società e quello che noi rappresentiamo. Buonasera. Buonasera. Alessandro Vagliasini, Repubblica. Da cosa è dipesa questa facilità con cui l'Acragas nel primo tempo vi riusciva a prendere alle spalle e a presentarsi pericolosamente dalle parti di Pisseri? Abbiamo visto in almeno 3-4 circostanze delle situazioni in cui forse la lettura difensiva non è stata ineccepibile. È un problema di condizione atletica, quindi di mancanza di brillantezza in alcuni frangenti, o sono errori individuali? No, io direi due, se non ricordo male. Ma secondo me eravamo un po' scollegati. La difesa con il centrocampo, abbiamo lasciato ampi spazi tra la linea di centrocampo e la difesa, cosa che poi nel secondo tempo abbiamo concesso di meno. Però devo dire che un paio di ripartenze nella fase centrale del primo tempo ci hanno un po', diciamo che Pisseri ha fatto degli interventi importanti sia nel primo che nel secondo tempo, però devo dire che anche loro nel primo tempo hanno fatto due salvataggi sulla linea a portiere battuto, quindi secondo me siamo partiti bene i primi 10-15 minuti con un buon ritmo. Poi magari loro, per anche la caratteristica loro, che hanno tutti ragazzi dinamici e devo dire con molta voglia, perché noi sappiamo che chi incontra il Catania non dà il 100% ma dà il 200%, quindi questa deve essere una cosa che noi dobbiamo capire, dobbiamo sapere, lo sappiamo, e quindi dobbiamo essere pronti a questo tipo di situazione, perché è normale che sia così. Si esaltano tutti quando incontrano il Catania, ma è giusto e normale che sia così. Eccomi. Buonasera, Giovanni Finocchiaro della Sicilia. Le chiedo, intanto scoppa quanto si sta avvicinando alla forma campionato, perché è un giocatore indubbiamente di qualità, però probabilmente a volte rallenta, a volte si perde. Bisogna dargli tempo, come diceva lei, perché è un calciatore che deve ambientarsi, non ha mai giocato in questo campionato. E poi le chiedo anche, a parte Paolucci, ne fa una partita magari in campionato, se dovesse fare così siamo a cavallo, però Khalil, che ha schierato dietro le punte, e Russotto, perché sono due giocatori che molto chiacchierati sul mercato, perché hanno valore, hanno estimatori, Catania dice che non li vende, lei li ha fatti giocare, magari Russotto ha fatto un'ottima partita e Khalil è tornato a segnare.
cosa che non eravamo più abituati, l'avevamo perso per strada, no? Lei non c'era, ma noi sì. Ecco, quanto può valere questo recupero, diciamo, psicologico del giocatore e la posizione dietro le punte, se può essere una cosa da adottare anche in campionato? Grazie. Allora, troppe domande, ma non ne ho fatto due. No. Allora, rispondiamo all'ultima e poi mi ricordo qual era la prima, perché ancora c'è. Allora, io dico una cosa, a prescindere dall'allenatore Rigoli, questi giocatori che sono nel Catania sono stati scelti, Calilli già lo scorso anno, chi è che mi ha voluto qua, Romonoco e il direttore sportivo Argurio, già avevano fatto delle scelte, quindi sono tutti i componenti della rosa del calcio Catania, sono dei giocatori che sono stati scelti uno per uno dalla società, con delle caratteristiche tecniche che sono sotto gli occhi di tutti. Ritengo che Calilli, non lo invento io, Calilli è uno che ha fatto sempre, è andato sempre a doppia cifra, e quindi ritengo che per noi è un giocatore di grande valore, così come lo è Russotto, così come lo è Paolucci, così come lo è Piscitella, così come lo è Barisic, così come lo è Di Grazia, che oggi non lo stiamo mangiando perché dobbiamo fare il terzo gol e lui non lo fa, e quindi, voglio dire, si presenta solo davanti al portiere, solitamente lui la tira e fa gol, forse un eccesso di generosità. Quindi sono tutti giocatori che per noi sono importanti, e io ho sempre detto che noi dobbiamo cercare di cucire l'abito addosso a quello che noi abbiamo a disposizione. Quindi, siccome ritengo che sono dei giocatori di grande valore e di grande spessore, e quindi è giusto che noi abbiamo delle soluzioni varie, che non dobbiamo dare punti di riferimento a nessuno, e penso che oggi la qualità di Khalil è venuta fuori, ma non lo scopro io, perché io l'ho visto quando era a Salerno, l'ho visto, me lo ricordo, quando era a Crotone. È un giocatore che sa giocare a calcio, uno non solo che sa giocare, ma che capisce il calcio nei momenti della partita, e penso che oggi lo ha dimostrato. L'altra domanda, Scoppa. Allora, Scoppa, come tutti quelli che noi oggi avevamo, Djordjevic, che è la prima esperienza in questo campionato, Drausio, che è la prima partita in assoluto, un brasiliano che è arrivato da 15 giorni, che già siamo riusciti a integrarlo grazie a Bastrini, grazie ai compagni di reparto che lo stanno aiutando. Poi abbiamo Da Silva, che è la prima volta che gioca in Italia, Scoppa, che è la seconda partita che fa. Quindi dobbiamo dare quei tempi fisiologici, che è normale, che voi sapete meglio di me, in quanto qua è stata una patria per quanto riguarda gli argentini e sudamericani. Quindi dobbiamo dare, secondo me siamo, rispetto alla tabella che normalmente mi dicono, siamo un po' più avanti. Quindi secondo me l'inserimento di questi ragazzi sta avvenendo in un modo veloce, quindi di questo noi sicuramente siamo contenti, perché ritengo che questi giocatori, e Scoppa in quel ruolo, che credetemi se ne trovano pochi in giro, con la qualità e penso che ha pure una buona interdizione, però naturalmente siamo a buon punto. Naturalmente questa è una cosa che va migliorata. Giacomo Cagnes, 7 gol, complimenti intanto per la vittoria, e sempre sono i ragazzi che vincono. Sono i ragazzi che... perché sono loro che sono. E proprio parlando dei ragazzi, in considerazione del fatto che questa è una partita di Coppa Italia. Bene, archiviamo, tra qualche giorno c'è il campionato. Hai preso spunti, penso, importanti da questo incontro, e in questa formazione quanti giocheranno sabato, così dandone, cioè quanti ne potrai cambiare? Lei va veloce, già volete materiale per scrivere, ma non posso. Riprendiamo la preparazione martedì, quindi innanzitutto fino a stasera a mezzanotte ci vogliamo godere questo passaggio del turno, perché ha più di un mese che lavoriamo in un modo duro, abbiamo fatto un mese di ritiro. E per questo, già l'ho detto e lo ribadisco, i ragazzi sono stati eccezionali, straordinari per come hanno lavorato. Naturalmente io ritengo che abbiamo un gruppo importante da cercare di ancora non siamo al 100% squadra, però penso, ma col passare del tempo questo aspetto lo miglioriamo. Devo dire che questo risultato di oggi sicuramente ci aiuta nel prossimo futuro a cercare di lavorare su alcuni concetti che già abbiamo iniziato,
e quindi sono, ma penso che questa, la squadra di oggi ha dimostrato di avere una buona struttura di base, una bella base assolutamente, quindi, ma quando ti presenti con Calillo, Russotto e Paolucci, penso che poi c'hai Piscitella, c'hai Barisic, c'hai Di Grazia, c'hai Anastasi, quindi voglio dire, ce n'è gente importante in avanti. Da Silva. Mister, buonasera. Faccio un po' l'avvocato del diavolo, nel senso che cerco un po' il difetto per cercare sempre di trovare qualcosa di meglio. Tutto vero quello che ha detto, ritmo però troppo basso, troppo lento, perché? Cioè l'Agragas sembrava già in clima campionato, il Catania un po' meno. Fattore strutturale, fisico, cosa? Allora, naturalmente noi abbiamo delle caratteristiche diverse in alcuni giocatori, dove nel primo passo non hanno quella dinamicità. L'unico è Fornito, è Russotto, è qualcun altro, ma è normale che, avendo giocatori che hanno una certa fisicità, questo processo di, come dire, di condizione è un processo che viene un po' più lento, no? Quindi loro hanno, noi l'avevamo visto in video, hanno tutta gente dinamica, di grande corsa, e quindi questo qua sì. E beh, ma noi il campionato ancora abbiamo un'altra settimana dove possiamo fare altro lavoro da un punto di vista tattico, e quindi alcune cose lo sappiamo, le abbiamo viste, così rivedendo un po' la partita nella mia testa, che vanno migliorate, ci lavoreremo, analizzeremo ancora con più. Ciao Michi, ciao capitano, ciao. Prego? Va bene, ciao. E quindi ritengo che c'è tanto da fare ancora, perché noi abbiamo vinto una partita e già abbiamo risolto i problemi. Sono d'accordo con te che non è così. Salve Rigoli, una giocata di Khalil, una rete di Paolucci. È un Catania che oggi si è riuscito ad avere la meglio sull'Agragas, anche e soprattutto attraverso i singoli. Quanto è importante questo in ottica campionato? E poi nel particolare, quanto è importante per il Catania e per il giocatore stesso, mi riferisco a Paolucci, avere un attaccante che segna con questa continuità? Ma sicuramente Paolucci è un giocatore di alto livello. Voi l'avete visto qua che era in Serie A, no? In Serie A ha fatto 7 gol, quindi abbiamo preso... Ha iniziato il campionato molto bene. Penso che in questi, anche lui sta vivendo una fase dove ha lavorato tanto, e quindi ha bisogno anche lui di prendere una condizione da un punto di vista del campo, di quello che stiamo facendo, che la deve migliorare. Però diciamo che lui è partito bene. I singoli sono importanti, perché in tante partite sono i singoli che rompono gli equilibri delle partite 0-0, quello che fa la giocata, che fa, come è stato oggi Calilli, che noi ci siamo presentati prima due volte davanti al portiere, non abbiamo fatto gol, poi Calilli fa un grande gesto tecnico e ha fatto gol. Quindi è servito.